Sosteniamo la pace, no alla guerra. Guerra? No, grazie. Vogliamo la pace. Sono questi alcuni dei tanti striscioni che oggi hanno campeggiato in piazza 20 settembre insieme alle bandiere blu e gialle dell'Ucraina. Nonostante il sole e un frizzante vento, sono stati più di 700 gli studenti che hanno occupato il centro della piazza per dire stop alla guerra attraverso un momento fatto di interventi, musiche e testimonianze. Un appoggio che i ragazzi delle scuole medie, superiori e licei di Fano hanno voluto dare all'Ucraina. Il momento è iniziato con il brano dei bambini del coro Tra le note, diretti dal maestro Giorgio Caselli. Voglio la pace. Io non sono sorpreso di vedere i giovani a manifestare per la pace, perché i giovani nella storia ci hanno dimostrato che sono sempre protagonisti nei processi di cambiamento, nei momenti di difesa dei diritti della persona e della libertà. Sono sempre stati un esempio in tal senso. E oggi siamo insieme a loro, l'amministrazione vuole essere insieme a loro a far comprendere cosa significa la brutalità, cosa significa l'aggressione, cosa significa mantenere e pretendere la libertà nei nostri paesi e pretendere che i popoli vivano nella civile convivenza. Fra l'altro qui ho un simbolo, il simbolo dell'Ucraina, me lo sono portato dietro perché l'ho trovato all'ingresso dell'amministrazione comunale, della sede del municipio, probabilmente qualcuno che l'ha lasciato per lanciare un messaggio e che io l'ho voluto raccogliere. Noi siamo qua per dire no agli aggressori, no all'uso delle armi, i conflitti si risolvono col dialogo e con la diplomazia. Toccanti gli interventi dei vari ragazzi che hanno preso la parola con testi, frasi ed opinioni. Si sente parlare di guerra ormai da anni e forse non è stato fatto abbastanza, ma adesso è arrivato il momento di partecipare attivamente. E il nostro obiettivo è migliorare, andare oltre qualsiasi beneficio che possa andare appunto a favore di qualcuno che decide per i civili, per le persone che sono innocenti. E quindi a volte è anche inutile forse produrre le stesse armi all'interno degli stati e professarsi pacifisti quando le stesse armi messe in mano a persone possono uccidere vite. In questo periodo abbiamo capito una cosa essenziale. Noi dobbiamo capire, conoscere e riconoscere il passato per non commettere più gli stessi errori e per creare il futuro che vogliamo. Indossiamo tutti una maglietta su cui abbiamo dipinto una lettera dell'alfabeto all'interno di un girasole, fiore dell'Ucraina e simbolo di vita. Così ci impegniamo qui oggi in questa piazza e ci impegneremo sempre, quando saremo con i nostri amici, insegnanti, colleghi, familiari, ad essere tutti per la pace. Dopo le parole degli studenti, una comunità dell'Ucraina presente alla mattinata ha cantato l'inno del proprio paese e urlato dicendo fine alla guerra. Poi a prendere la parola è stato il vescovo di Fano Armando Trasarti, che ha sottolineato le guerre ancora in atto in questo periodo e rivolto un messaggio ai giovani. Infine a ringraziare il sacerdote della comunità ucraina, Don Vladimir. Ricordatevi che il voto non sarà qui in piazza, sarà quando sarete a scuola e non sarete né razzisti, né populisti, né prepotenti. E dico anche alla società civile, quando fate il bene di tutti, fatelo con criterio di umiltà, di pazienza, di tolleranza. L'Ucraina usano le armi, dai carri armati, che fanno uccidere la gente, i giovani, le mamme, i bambini, anziani, il popolo, le case, gli ospedali, è vero. Ma oggi voi avete usato le armi più grandi, che non uccide, che non spara, che non distrugge. Preghiamo, lavoriamo per la pace. E questa pace verrà, perché Dio è il vincitore. Dio ha vinto la morte. Con la sua risurrezione vince il peccato, il diavolo. Viva Ucraina! Viva Ucraina! Viva Ucraina!